2.000 persone hanno partecipato al funerale del mare, la manifestazione contro il rigassificatore posizionato al largo della costa fra Livorno e Pisa. Partito da Piazza Mazzini, il corteo ha sfilato anche davanti alla sede di Holt, la società titolare dell'autorizzazione a costruire il mega impianto da oltre 137.000 tonnellate di metri cubi di gas metano liquefatto. Giovani, anziani, famiglie con i bambini. A Livorno sono arrivati anche dalle zone vicine, da Pisa e dalla Versilia. In cima al corteo una bara e una corona di fiori a simboleggiare il pericolo mortale che minaccerebbe il mare, la riserva naturale delle secchie della Meloria, il santuario dei cetacei. Dopo aver sfilato davanti ai pescherecci e al monumento ai quattro mori, il corteo si è fatto strada fra le bancarelle e i tavolini di Effetto Venezia, per poi dirigersi verso il municipio e non sono mancati slogan duri contro il sindaco Alessandro Cosimo. Questa è comunque la risposta dei lavoratori.